Galaxy S8 è secondo me uno dei prodotti più interessanti del mercato, ma non servo io per dirvelo perché insomma avete visto come è stato accolto dopo la sua presentazione. Io ho la versione più piccola, quella da 5,8 pollici di diagonale, ma quando dico la versione più piccola voglio prendere iPhone 7 nella versione più recente. Vi ricordo che questi sono 4,7 pollici, guardate, 1,1 pollici vuol dire che la diagonale del display, 1,1 pollici sono più di 3 cm di differenza, ma con una differenza di più di 3 cm della diagonale del display, guardate invece qual è la differenza complessiva delle misure, è meno di un centimetro in altezza e praticamente uguale in larghezza. La ratio da 18,5 noni è uno dei dettagli principali di Galaxy S8 rispetto ai modelli precedenti, ma non il solo. Tra l'altro vi ricordo che oltre a questo prodotto da 5,8 pollici c'è l'altra versione invece, l'S8 Plus, che invece addirittura vi propone una diagonale da 6,2 pollici. Ma cos'è cambiato rispetto al modello precedente? Bisogna guardare molto da vicino questo telefono, perché è stata introdotta ad esempio una parte curva nella parte superiore del telefono, particolarmente bella, quindi le curve del display riprendono anche le curve del telefono. Migliorata molto secondo me l'estetica con questi colori, questi materiali, questo in particolare l'Arctic Silver secondo me è assolutamente fantastico, ed è stato rimosso il tasto centrale frontale. Il sensore delle impronte digitali è stato messo in questa posizione che nel caso del Galaxy S8 normale tutto sommato si utilizza abbastanza facilmente. Vi faccio vedere la posizione naturale dell'impugnatura del telefono, vedete, con questa posizione essenzialmente riuscite a sbloccare abbastanza bene con il sensore delle impronte digitali. È un po' più difficile invece con il Galaxy S8 Plus perché il dito essenzialmente non ci arriva. Per quanto riguarda invece gli altri metodi per sbloccare il telefono, allora una delle cose che possono capitare, guardate, io adesso sblocco il telefono, si è accesa una luce, non so se si vedrà attraverso la fotocamera, si è acceso questo sensore che è il sensore essenzialmente dell'iride. La lettura di questo sensore è molto buona anche per me che porto gli occhiali, difficilmente ha sbagliato il telefono. Però bisogna dire che io uso abbastanza poco il sensore dell'iride, per il fatto che avendo uno smartwatch di Samsung collegato posso usare lo smart lock, attraverso cui semplicemente dico al telefono che quando è collegato allo smartwatch non deve attuare il blocco. Uso lo smart lock anche con i luoghi, quindi quando sono in casa, quando sono in ufficio tengo il telefono sbloccato, quindi tutto sommato l'incidenza è molto ridotta. Abbiamo visto invece che l'altra versione di blocco, cioè quella del sensore del volto, cioè della lettura del volto, è un po' meno attendibile, poi soprattutto si può aggirare con una fotografia, quindi andrebbe secondo me abbandonata. Per quanto riguarda, almeno per ora dico abbandonata, fino a che non verrà risolto questo problema, per quanto riguarda insomma la forma del telefono, allora parte superiore con il cassettino, con SIM e micro SD, volume rocker, controllo del volume e tasto fisico di Bixby, connettore USB Type-C, connettore per le cuffie, l'altoparlante, su questo lato il pulsante di accensione. Diciamo che i due pulsanti sui due lati a volte possono trarre un po' in inganno, però la soluzione dell'assistente virtuale, cioè di Bixby, che viene immediatamente reso disponibile dalla pressione del pulsante, secondo me è molto interessante. Bixby piano piano diciamo che impara cosa voi fate con il telefono e quindi vi fornisce delle informazioni che sono diverse. Ma per parlare di Bixby dovremmo aspettare un po' di tempo, perché purtroppo da noi non c'è la parte fondamentale, cioè la parte di interazione vocale. Rimane però invece quella dell'interazione fotografica. Quando voi attivate la fotocamera, vedete questo tasto che vedete vi permette di scattare una fotografia. Proviamo ad esempio a vedere se riusciamo con questa automobile. Vediamo se Bixby è in grado di riconoscere questo oggetto, lo facciamo in tempo reale. Vedete, immagine, io
faccio analizzare questa automobile e vediamo se sarà in grado. Vedete, in realtà ha trasformato una Honda in una Citroën, non è riuscito a leggere correttamente, può capitare, insomma, no? Lo vedete, vediamo se avvicinandoci un po' riuscirà essenzialmente a catturare questa immagine e a renderla più facilmente leggibile. Ecco, vediamo ancora una volta, proviamo a vedere se questa lettura sarà più precisa. Non è detto, insomma, che ci sia una perfezione assoluta, vedete che anche in questo caso non è riuscito a individuare l'automobile, però insomma la teoria sarebbe quella che inquadrando un oggetto ci sono due pulsanti, immagine per capire di cosa si tratta e shopping invece per trovare delle relative offerte online. Diciamo che insomma non sempre si riesce ad avere quello che si vuole. Funzionamento della fotocamera poi, che vedete in questo caso io ho impostato con la ratio dei 16 noni, quindi con la banda superiore e inferiore, è quella che lo zoom ad esempio lo potete fare, adesso ce la faremo, vedete, lo zoom lo potete fare scivolando con il dito sul display, soluzione secondo me molto molto carina. Come sempre ovviamente la qualità delle immagini è elevatissima, un sensore di fotocamera da 12 megapixel con i dual pixel, quindi pixel molto più grandi, in grado di catturare molta più luce. La dimensione poi del singolo pixel anche insomma è elevata e quindi permette veramente di catturare delle foto spettacolari. Non è cambiato molto rispetto alla fotocamera precedente, se non il fatto che adesso di notte scatta delle immagini veramente impressionanti. Non so quanto si possa vedere attraverso la ripresa della fotocamera, però questa è un'immagine che ho scattato ieri notte qui proprio al fuori salone. Insomma, ci sono dei dettagli nella gestione della luce, delle ombre, che sono veramente notevoli da parte di Galaxy S8. Fotocamera frontale migliorata, perché adesso c'è l'autofocus, che non è un dettaglio scontato per la fotocamera frontale. Diciamo che tutto sommato io non vedo grandissimissimi miglioramenti rispetto a quella precedente, però bisogna tenere conto di una cosa importante: questa versione di software non è definitiva, e ve lo dico anche perché ad esempio è cambiato il launcher, vedete, voi con uno swipe verso l'alto andate nelle applicazioni e qui girate. Ecco, guardate un po' i tempi di reazione, non sempre sono velocissimi. Avete visto l'apertura di questa app, ad esempio, rifaccio, chiudo tutte le applicazioni, riavvio l'applicazione, vedete, allora in questo caso è stata abbastanza veloce. A volte capita che non ci sia apertura delle applicazioni velocissima, però la versione del software che stiamo utilizzando non è ancora definitiva. Un altro dettaglio che vi voglio far vedere di questo Galaxy S8 è quello del pulsante che sostituisce il pulsante centrale. È veramente una cosa molto divertente, perché allora vedete, questo è il pulsante a schermo, ma in realtà se voi schiacciate qui sopra, vedete che si illumina anche questa parte, no? Vabbè, adesso io ho attivato Now on Tap. Quando voi schiacciate, in realtà il feedback aptico vi dà la sensazione che voi siate nella fase di schiacciare proprio il display, come se si muovesse l'intero display. E questo è molto comodo, perché è una funzionalità che esiste ovunque. Vi faccio vedere ad esempio quando state guardando un videoclip. A proposito, questo è un dettaglio importante, guardate questa questa icona, allora vi permette essenzialmente di espandere il videoclip su tutto il display, quindi a 18,5 noni, oppure di mantenere la ratio dei 16 noni, quindi con le barre nere laterali. Però vedete, adesso qui non c'è nulla, ma se io premo qua sopra c'è il feedback aptico e posso tornare essenzialmente come se fosse un tasto home virtuale. Questo secondo me dal punto di vista proprio della funzionalità del telefono è molto 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 carina. Allora, diciamo che questi sono i primi impatti che abbiamo, le prime informazioni che abbiamo dopo qualche settimana di utilizzo. Batteria secondo me 3000 mAh per S8, 3500 per S8 Plus, ottima. Potrebbe lasciarvi qualche dubbio la capacità di 3000 mAh, in realtà funziona veramente alla grande. Luminosità del display spettacolare, veramente incredibile, anche quando magari per risparmiare un po' di batteria riducete a Full HD. Insomma, queste le prime impressioni dopo qualche settimana di utilizzo. Galaxy S8 è veramente un prodotto pazzesco, prepariamoci ad accoglierlo sul mercato.